Le caselle, e ti aggiungerei, visto che la domanda poi indirettamente ci arriva, è la famosa storia del melograno. Allora, dovete sapere che grazie a questa decisione, e non era l'unica perché ce n'erano altre che sono state valutate, poi il presidente Acava ha fatto una scelta, quella di assecondare questa proposta. Proposta che non è stata fatta da Piero Mancini, tanto per essere chiari, è inutile che ci giriamo intorno. Piero Mancini gli è ritornato magari l'amore per l'Arezzo, viene a vedere le partite, ma non finanzia il melograno. Ma l'operazione melograno fa risparmiare all'Arezzo 300.000 euro sul bilancio, perché dai costi dello scorso anno a quello che acquisisce come pagamento di fitto, come pubblicità che ci è rimasta, va bene, come pagamento di tutte le divise sociali, le trasferte, le bollette delle caselle. È arrivata una volta una bolletta delle caselle, ne parlai anche con Macri. Se trovavamo la possibilità di spostare anche l'abbonamento, cioè diciamo il fatto che c'era l'Enel, 4.800 euro un mese di bolletta dell'Enel, vi rendete conto? 4.800 euro. Quindi oggi nel bilancio dell'Arezzo, settore giovanile non solo è a costo zero come costi, ma c'ha 60.000 euro come entrate, che è il contratto di affitto che Melograno ha acquisito con l'Arezzo Calcio.